Eccomi qua, sono Donatella Bartolomei, un saluto a tutti quanti. Questi video, come sempre, sono molto easy, sono delle chiacchierate a braccio. Ogni tanto magari mi devo anche occupare dei miei cani che sono dietro di me, come vedete, non so se li vedete, Brian e no, sono, oddio, e Pimpa. Nello schermo mi vedo speculare, è un casino. Allora, sono qui per presentare un corso specifico, un corso ben preciso che è Il Sipario Magico, è un corso di teatro che si terrà presso la Biblioteca Civica di Inveruno in provincia di Milano ed è proposto da Corsi nel Cassetto. Quindi ci si iscrive presso il sito o credo anche di persona, comunque poi chiedete informazioni se volete. Ad ogni modo, presso il sito di Corsi nel Cassetto. È un corso breve, si articolerà in 10 incontri, ovvero 10 lezioni da 2 ore l'una. E se mi vedete girare perché leggo il volantino per non sbagliare, il Sipario Magico partirà il 16 di ottobre. Attenzione però, attenzione, le iscrizioni si chiudono 4 giorni prima, più o meno. Quindi per chi desidera iscriversi lo faccia con un po' di anticipo, ecco, onde evitare di arrivare al tempo limite e poi non ci si può più iscrivere. Il corso sarà presso, come dicevo, la Biblioteca Civica di Inveruno in provincia di Milano, che tra l'altro è un bellissimo posto che io non conoscevo e qualche mese fa sono andata a vedere personalmente, è uno spazio veramente bello, tra l'altro abbiamo una sala molto grande. Per chi desidera appunto informazioni, dettagli sulle metodologie didattiche, su come io intendo lavorare, eccetera, eccetera, sotto i miei video, qui sotto, c'è sempre il mio numero di telefono e il mio indirizzo email, così che uno, chiunque possa chiedermi informazioni. Mentre invece informazioni più pratiche che riguardano le modalità di iscrizione, insomma, altri dettagli. Va contattato assolutamente la Fondazione per Leggere, quindi Corsi nel Cassetto, di cui comunque qua sotto metterò il link, il sito. Anzi, siccome le iscrizioni sono adesso in apertura, adesso subito metto il sito di Corsi nel Cassetto, poi man mano che viene pubblicata la pagina col programma, tutto quanto, aggiornerò i dati in modo più nel modo più dettagliato possibile. Sul sito di Corsi nel Cassetto trovate ovviamente il programma e la spiegazione del corso, anche un 2 righe su di me, quindi delle informazioni ci sono. Il costo è di 150 euro a partecipante. Parliamo di un corso per adulti, se non l'ho ancora detto. È un corso per adulti, cosa significa? Maggiorenni di qualsiasi età, senza assolutamente nessun limite di età. Che cosa andremo a fare? Allora, io divido di presentazione sul mio modo di insegnare teatro, di intendere il teatro, sul concetto proprio del mio lavoro a livello teatrale, ne ho fatti diversi. Quindi se qualcuno vuole andare ad approfondire, può anche scorrere i miei video qua sotto e troverà sicuramente del materiale in cui io già spiego. Tra l'altro ne ho fatto uno di recente che si intitola proprio I miei corsi di teatro per adulti, in cui chiacchiero abbastanza brevemente, ma altrettanto approfonditamente, diciamo, su quello che è il mio modo di lavorare. Però per qualsiasi informazione, per una chiacchierata, per capire se è qualcosa che può interessare a chi mi sta ascoltando, a chi vede il volantino, a chi sa che c'è questa opportunità, non esiti a contattarmi perché io sono assolutamente disponibile a rispondere anche a delle domande specifiche che chiaramente in un video generico, non hanno luogo. Dunque, allora vado a vedere un po' il programma così che ho fatto io ovviamente, però volevo leggere qualcosa per dare dei dettagli. Ecco, leggo un pezzettino della presentazione, ma giusto un pezzettino, poi c'è la presentazione e c'è poi il programma più dettagliato. La presentazione dice che è un corso dedicato agli adulti e il titolo Il Sipario Magico vuole appunto esprimere l'essenza delle 10 lezioni proposte, ovvero scoprire la magia e la bellezza che
che emergono in un laboratorio teatrale. Affiorano nuove modalità espressive e per i più appassionati, nuovi mondi e stati dell'essere da esplorare. Già su questo posso spendere due parole, ovvero il mio modo di fare teatro, detto in breve, anche se l'ho detto in altri 50.000 video, è un lavoro di autenticità. Fare teatro come fare musica, fare canto, io sono anche insegnante di canto, per esempio, cioè ci possono essere mille modi diversi, mille approcci diversi, mille scuole di pensiero diverse. Per questo è importante, secondo me, documentarsi. Così come è importante, quando si va a fare un percorso, capire chi è l'insegnante, se è un artista, se non è un didatta, perché nel teatro, nell'arte, non si può essere, come dire, solo degli insegnanti, ma persone che non hanno mai vissuto o non vivono in prima persona questa esperienza. Io vivo in prima persona questa esperienza. Sono un artista, non lo dico per tirarmela, nel senso, per far capire che io vivo il teatro, la musica, il linguaggio creativo, il canto e il linguaggio artistico in modo attivo su di me, come mia produzione artistica, prima di tutto. E quindi porto quello che io sono anche nell'insegnamento del teatro stesso, della recitazione, quindi. Non è un lavoro di finzione, è un lavoro di autenticità, è un lavoro di profondità. Certo, questo è un corso breve. Corso di 10 lezioni è inevitabilmente un corso breve. Di solito i corsi, cioè di solito, dipende, si può fare anche un seminario di un giorno che è ancora più breve, però i corsi completi durano interi anni scolastici presso le scuole di teatro, presso le associazioni di vario genere, eccetera, eccetera. Poi ci sono queste proposte, come le sempre interessantissime proposte di corsi nel cassetto, che sapete che propone un sacco di corsi molto diversi fra loro, sono diciamo proposte diciamo così brevi. Infatti dura 10 lezioni. 10 lezioni vuol dire che si terminerà prima delle vacanze di Natale. Sono quasi 3 mesi. Ecco. Però è un lavoro comunque intenso, un lavoro di profondità, un lavoro divertente, stimolante. Io mi auguro, come lo vivo io e come insomma lo si vive quando si sceglie di farlo, anche entusiasmante, assolutamente. Però per chi volesse iniziare, non ha mai fatto niente del genere e quindi volesse approcciare qualcosa che non è troppo impegnativo, quindi tutto un anno scolastico piuttosto che così di tanti mesi, ha l'opportunità di fare questo corso breve e di iniziare un percorso di grande bellezza, permettetemi. Ecco, non per tirarmela io, non sono io che nel senso, ma è di grande bellezza in sé. Ecco, è un lavoro stupendo. Io sono di parte, ovviamente, quindi per me è un lavoro stupendo. Non serve avere alcuna competenza, cioè è un corso aperto a chiunque. È aperto sia alla persona che non ha mai fatto teatro in vita sua, che non ha mai veramente, che è completamente digiuna di questo tipo di argomentazioni, così come lo può fare anche chi ha già delle esperienze teatrali alle spalle o all'attivo per provare un altro approccio, un altro modo di lavorare, un altro insegnante, un altro gruppo di lavoro. Può esserci anche tanta esperienza, così come può non essercene nessuna, non c'è problema. Questo corso è assolutamente aperto a tutti e verrà gestito in modo fluido e interessante, anche se ci saranno persone che saranno magari da esperienze completamente differenti, da vite differenti, da conoscenza nell'ambito teatrale zero o 100 o qualcosina, ecco, non è importante. Sto sbirciando se ci sono degli altri punti interessanti da mettere in questa presentazione. Certamente è un corso dinamico, quindi abbigliamento comodo è fondamentale, tipo tuta, nel senso che è un lavoro assolutamente dinamico. Si lavora con la musica, si lavora col training, anzi, vado a leggere alcuni punti in cui parlo delle cose che faremo. Ah, cosa da specificare prima di ciò? Non è un lavoro strutturato per protocolli, cioè non è che alla prima lezione si fa questo, alla seconda si fa questo, alla terza si fa quest'altro, alla quarta si fa quell'altro. No, è un lavoro in divenire. Io
so la strada che voglio percorrere, ho, diciamo, i miei punti che voglio toccare, però il lavoro in sé si creerà facendo, perché dipende dall'energia del gruppo di lavoro. C'è un gruppo di lavoro che si formerà in base alle persone che parteciperanno, ci sarà un'energia di un tipo piuttosto che di un altro, eccetera, eccetera. Ci saranno le persone, gli individui che avranno i loro talenti, le loro difficoltà, le loro predilezioni, le loro caratteristiche, senza entrare troppo nel dettaglio. E quindi io solo quando scopro alla prima lezione chi ho di fronte, posso, come dire, partire magari più in un senso o più in un altro. Man mano che andiamo avanti con le lezioni, capisco se approfondire e spingere, come si dice, l'acceleratore più su dei temi piuttosto che su degli altri. Quindi è un lavoro assolutamente in divenire, è anche il suo bello, ecco. Però vi leggo dei punti che sicuramente verranno toccati, alcuni più, alcuni meno. Training fisico e sensoriale tramite esercizi di movimento e rilassamento al fine di essere tutti a proprio agio ed abbandonarsi al flusso creativo. Spiegazione pratica, scusate, spiegazione e pratica sul personaggio teatrale che non è altro da noi, bensì una parte o più parti del soggetto. Sarà affrontato il concetto per cui dentro ogni persona risiede tutta l'umanità. Creazione di personaggi partendo dal corpo, dalle emozioni e solo successivamente approdando alla voce e alla parola. E mi fermo già solo a questi tre punti, anche se nel programma potete leggere che ce ne sono ben di più. Training, che cos'è il training? Si fa del lavoro con la musica, lavoreremo con tantissima musica. Quindi un lavoro in cui all'inizio ci lasciamo andare, lasciamo giù le tensioni, creiamo il gruppo di lavoro che deve essere un luogo protetto, assolutamente un luogo protetto, ovvero dove noi possiamo sentirci liberi insieme agli altri senza né pregiudizi, né preconcetti, né il timore di venire giudicati. Ecco, deve essere una situazione assolutamente, si dice luogo protetto, ecco, rilassante. Il discorso sul testo, ecco, molti magari che non conoscono il lavoro sul teatro o che hanno frequentato tutt'altro modo di insegnare teatro, pensano che uno si trova seduto a un tavolo con un foglio in mano alla prima lezione. Niente di più falso da quello, niente di più lontano da me. Ecco, il testo teatrale è qualcosa che avviene più avanti. Se avviene con quella persona e magari con una di più, con una di meno, perché ripeto, se è l'inizio, se sono i primi passi, la parola spesso ci conduce al mentale, ci conduce a una freddezza, a un distacco, a una rigidità che non vanno bene. Quindi prima si lavora sul corpo, sul gioco, sulla creazione del personaggio. Il testo con la parola è qualcosa di indispensabile nel teatro, ovvio, però non è qualcosa che si fa alla prima lezione. Questo deve essere molto chiaro. Stavo vedendo cos'altro ho letto. Ecco, ho detto, il personaggio teatrale non è altro da noi, non è un qualcosa di lontano che noi facciamo finta di fare. Sono parti di noi che escono allo scoperto. Oppure possiamo anche dire, siamo noi che facciamo nostri i personaggi. Li indossiamo, facciamo parte di, ma al contempo sono loro che entrano dentro di noi. Noi entriamo nel personaggio, il personaggio fa già parte di noi. È un discorso ampio su cui ora non mi soffermo. Io vi sto dando semplicemente degli spunti. Comunque, qui chiudo. Questa vuole essere una breve, brevissima presentazione, niente di più. Per chi volesse maggiori informazioni parlando con me, non esiti a contattarmi. Sul sito di Corsi nel Cassetto troverete il programma, la presentazione, le date del corso, la modalità per iscriversi, il costo, eccetera, 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 e anche due righe su di me. Ah, importante, chi volesse il mio curriculum per intero, non esiti a chiedermelo, non mi offendo, è importantissimo sapere da chi si sta andando.
se quella insegnante in qualche modo mi risuona, è importante, anche se poi è la pratica che fa. Però non esitate a chiedermi, ecco, non esitate ad andare a cercare in internet cose che ho fatto, come lavoro, eccetera, eccetera. Basta, non parlo oltre, se no vi annoio. Io spero di vedervi presto a questo corso, che si concretizzi con un bel gruppo di lavoro e faremo un lavoro entusiasmante, affascinante, profondo, al contempo divertente. Non dimentichiamoci che è un lavoro in cui è fondamentale mettersi in gioco. Questo è fondamentale. Chi decide di fare questo tipo di lavori è importante che si metta in gioco, che sia disposto un po' a tornare bambino, a non prendersi troppo sul serio, a cercare di appunto sganciarsi dal suo personaggio quotidiano per scoprire delle altre modalità espressive di sé. E questa è una cosa molto bella, secondo me. E comunque nessuno si faccia problemi se non ha esperienza, nessuno ha, sono all'altezza, non sono all'altezza. Non esiste, è un lavoro che possono fare tutti purché disponibili al lavoro e a lasciarsi stupire dal lavoro, dal gruppo, spero da me, da quello che farò, ma soprattutto da se stessi. Ciao e grazie.